Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Buon anno da Andrea Nanni e benvenute e benvenuti a Trame culturali, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. Questa puntata di gennaio va in onda eccezionalmente nel secondo mercoledì del mese, ma da febbraio torneremo in onda regolarmente il primo mercoledì del mese, sempre alle 12.40 e in replica il venerdì successivo alle 18.40. L'iniziativa che vi segnaliamo oggi credo che sarà particolarmente apprezzata da chi ama la fotografia, ma sono convinto che interessi tutti, se non altro perché viviamo tutti appunto in una società definita più volte la società dell'immagine, definizione che nasce dal ruolo che le immagini appunto rivestono nella nostra vita quotidiana. L'iniziativa di cui parliamo oggi a Trame culturali si intitola Urban Story e l'ha ideata e realizzata Dry Photo Arte Contemporanea, che prima di essere una notissima galleria pratese aperta nel 1981 in via Pugliesi, è stata fin dal 1977 uno spazio no profit attivo in vari ambiti culturali, dove si sono svolte sì mostre ovviamente di fotografia, ma anche conferenze, spettacoli, workshop. E fin dal 1977 Dry Photo Arte ha alimentato la riflessione sul significato linguistico del medium fotografico, sui meccanismi della visione e della rappresentazione della realtà. Tutto questo è avvenuto, tra l'altro, cercando sempre una relazione con il territorio attraverso dei progetti pensati proprio in rapporto alla realtà sociopolitica pratese. Dal 2011 poi Dry Photo Arte Contemporanea ha cambiato sede, si è trasferita da via Pugliesi in via delle Segherie, dove sta per partire tra pochi giorni una sezione dal vivo, per quanto è possibile fare qualcosa dal vivo in questo momento di pandemia, di questa iniziativa che si intitola Urban Story. Ne parliamo con Vittoria Solini, che è la direttrice di Dry Photo e testimone in prima persona di questa avventura cominciata appunto nel 1977 e ancora oggi estremamente vitale. Vittoria Solini è con noi al telefono, benvenuta a Trame Culturali. Grazie, buon anno, buongiorno. Allora, Urban Story si è inaugurata il 18 dicembre con una serie di testimonianze video che sono disponibili online sul sito dryphoto.it e proseguirà fino al 20 febbraio con anche proiezioni e installazioni in esterno, appunto in via delle Segherie, nei dintorni della sede di Dry Photo. Ora, prima di entrare nel dettaglio dei vari contributi in programma, che sono tanti e molto interessanti, le chiederei, Vittoria Sciolini, di raccontarci qual è l'intento che anima Urban Story, nel senso che nella presentazione dell'iniziativa si legge non puro esercizio della memoria, ma luogo di attivazione del presente attraverso la memoria. Ecco, allora, secondo lei come Urban Story può aiutarci a leggere il presente, questo presente abbastanza complesso con cui abbiamo a che fare? È vero. Sì, niente, allora, è un po' la nostra storia, no? In questo periodo di chiusura, di pandemia, dove potevamo fare niente di iniziative aperte al pubblico, ci siamo interrogati, abbiamo vinto il bando Toscana in Contemporanea 2020 della Regione Toscana, che era un bando completamente digitale, e ci siamo chiesti come potevamo da questo bando, che per noi era di chiusura perché
cioè, prevedere un bando che vede solo, cioè prevedere un prodotto che è solo online, che non vede, che non ha relazione con le persone, un po' per quello che è l'arte e un po' per quello che è la nostra storia, era comunque un discorso di chiusura. Allora noi ci siamo interrogati e abbiamo cercato di capire che senso aveva avuto il nostro lavoro dal 77 a oggi, se poteva essere ancora utile e che senso aveva andare a riguardare il nostro archivio. Cioè, secondo noi, chiaramente poi occupandoci anche di fotografia, il discorso dell'archivio è molto importante, specialmente legato al discorso della documentazione. Però un archivio è importante e utile solo se riesce, attraverso quello che racconta, a riattivare il presente. Cioè, nel senso, non è un archivio che sta lì chiuso nelle scatole o che possono consultare solo gli studiosi, ma è un archivio che tutti possono vedere, da cui tutti possono trarre un insegnamento, dalla storia, dall'esperienza, e secondo noi anche perché comunque ancora oggi, anzi sempre di più rispetto agli anni 70, l'immagine gioca un ruolo importante nella nostra vita. E quindi su questo pensiamo che l'esperienza che noi abbiamo fatto, i concerti, le persone che abbiamo incontrato, i progetti, i prodotti, possano essere capaci ancora di parlare alle persone. E anche perché ci siamo resi conto che talvolta abbiamo dato per scontato dei concetti, delle idee che per noi erano, fra virgolette, pane quotidiano. E in realtà poi ci siamo resi conto che le persone, specialmente anche le generazioni, la generazione dopo di noi, non era così scontato che sapesse tutto quello che noi sapevamo. E aveva molto piacere a scoprire, a vedere insieme a noi quello che avevamo fatto. Certo, mi sembra assolutamente giusto. E, tra l'altro, come dicevo nella mia breve introduzione, nel vostro lavoro la relazione è sempre stata importante, la relazione diretta col territorio in cui operate. Ecco, tra i materiali fruibili online ce ne sono diversi che testimoniano di questa attenzione. Io le chiederei di raccontarci un progetto in particolare a cui appunto è dedicato un video che potete trovare sul sito dryfoto.it. Il progetto si intitola Spread in Prato ed è un progetto che Pierluigi Tazzi ha curato per Dryfoto dal 2002 al 2010, quindi un tempo lungo. Ecco, mi sembra che questo progetto racconti con particolare evidenza questa attenzione di Dryfoto per il territorio pratese. Ecco, sì, un po' nasce da una nostra attitudine, che è quella di pensare comunque che la vita quotidiana è quella che ha interesse, che la storia è fatta anche dei piccoli fatti e della storia di tutte le persone. E partendo un po' da questo è anche l'idea di che l'impegno di ciascuno di noi può cambiare, fra virgolette, migliorare il posto dove vive. E quindi automaticamente il discorso che l'arte non deve essere un bene godibile da pochi, ma che si vede solo negli spazi deputati, gallerie, musei e per addetti ai lavori, insomma. Ma l'arte è comunque un bene comune, può essere vissuta nel nostro quotidiano, come per esempio le sculture installate all'interno delle piazze, eccetera. Ecco, girando intorno a questi concetti, poi una volta è venuta l'idea di dire: ma perché noi non mostriamo, oppure, anzi meglio, non raccontiamo anche la nostra città attraverso l'arte? Cioè, un'esposizione, esporre delle opere d'arte può raccontare com'è la città, opere d'arte che non raccontano della città direttamente, ma opere d'arte che hanno un filo, un senso estetico, formale, espositivo, che però sono dislocate in certi ambienti. Infatti, se noi guardiamo le diverse edizioni di Spread in Prato, Spread inteso come diffuso, inizia la prima edizione, dà un po' l'immagine della città, un'immagine, come posso dire, spettacolare. Per esempio, mi ricordo che c'era il Lanificio Cangeli degli anni 30, cioè si partiva dall'ingresso della città in Capalli, Lugolini, cioè, e si rappresentava un po' il tessile e la città da un punto di vista, che posso dire, cioè un po' più fantasmagorico, cioè una cosa un po' più scenografica.
Infatti avevamo infilato chiaramente tutte le industrie tessili, ma anche la macelleria islamica, il ristorante cinese, cioè per mostrare una città multietnica. Quindi praticamente Spread and Prato era raccontare la città attraverso un percorso espositivo. Devo dire che è stata un'esperienza assolutamente entusiasmante, perché poi abbiamo attraversato la città da nord a sud, da un punto di vista storico al contemporaneo, la città delle fabbriche tessili, le tintorie a Fiumano, quelle belle, ma anche la trivialità del quotidiano, proprio quello spicciolo, cioè che non ha niente di accattivante. E poi questo abbiamo, vediamo un po' a nome, cioè esposto opere di Andy Warhol, mi ricordo Andy Warhol era il ristorante Tonio, o Diane Arbus, Tsujimoto, Jan Verkreuz, cioè anche opere di artisti che non hanno bisogno di essere presentati, ecco. C'erano quindi attenzione un po' ai giovani, a quelli contemporanei, anche italiani, e poi dopo i grandi nomi dell'arte contemporanea che usavano o saltuariamente o esclusivamente la fotografia. Tutto questo percorso si è poi ha avuto poi due tappe mediane, diciamo, le prime tre edizioni 2002, 2006, 2004 sono state delle edizioni classiche, diciamo noi, perché praticamente facevamo un percorso espositivo che vedeva la città. Poi dopo ci sono stati due interventi specifici più diversi, che sono stati l'invito qui di Gia Casolaro a lavorare all'edificio Zanieri, non mi ricordo se Luigi Zanieri all'edificio Zanieri, e poi dopo la fine, la conclusione di un ciclo è stata con Thomas Roof nel 2010, in cui le opere di Thomas Roof rientravano nei luoghi del potere, della cultura, cioè si chiudeva un percorso mentre prima la fotografia si era diffusa all'interno della città, nei luoghi di lavoro, di produzione, del commercio, dell'industria. Abbiamo con un autore solo una esposizione personale, l'arte è rientrata nei luoghi del potere, quindi la provincia, il potere politico oppure la biblioteca, il potere culturale. Certo. Ecco. Come dire, un percorso complesso, articolato, ricco veramente di tante sfumature. Bene, adesso facciamo un breve pausa musicale. Naturalmente abbiamo scelto dei brani che hanno a che fare con la fotografia e quindi adesso ascoltiamo un brano di Antonio Carlos Jobim del 1967 intitolato appunto Fotografia e interpretato da una grande interprete che è Elis Regina. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz. Escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Neste bar, a meia luz e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar e ver.
Bentornati all'ascolto di Trame Culturali, siamo al telefono con Vittoria Solini, direttrice di Dry Photo. Stiamo parlando di questa iniziativa che si chiama Urban Story e che sarà aperta fino al 20 di febbraio. Parlavamo prima appunto di grandi nomi anche che sono stati presenti nella storia di Dry Photo. Tra questi nomi che anche non hanno direttamente a che fare con la fotografia, ma che fanno parte di un mondo culturale, non a caso nei materiali online che sono presenti appunto sul sito dryphoto.it ci sono alcuni omaggi a figure di grande rilievo, tra queste Alberto Arbasino, Carmelo Bene, visti attraverso lo sguardo di Ando Gilardi e in primis un omaggio a Luigi Ghirri, fotografo che ha inaugurato con le sue opere appunto nel 1981 la galleria di Via Pugliesi. Ecco, Vittoria Solini, quanto è stato nutriente per voi il rapporto con gli artisti nella vostra lunga storia? Sì, assolutamente, senza di loro non è possibile. Cioè, noi diciamo sempre che praticamente si esiste perché esistono gli artisti, cioè se non ci fosse l'artista non avremmo ragione d'essere. E nel nostro caso ancora di più, perché quando noi siamo nati in Italia non esistevano strutture che si occupavano di fotografia, anche da un punto di vista diciamo di studi, eccetera. C'erano delle riviste interessanti, però non c'era tanta diffusione. E allora praticamente noi ci siamo diciamo autoformati. Abbiamo praticamente, per esempio, Luigi Ghirri, eravamo interessati a fare qualcosa con lui, chiamavamo, andavamo a trovarlo, discutevamo, facevamo l'esposizione e facevamo sempre anche un laboratorio. Il laboratorio era un modo per formare noi e anche le persone che erano interessate, per fare un lavoro quindi culturale. Quindi per noi è stato fondamentale il rapporto con gli artisti, in primis con tutta la filosofia della fotografia italiana di paesaggio, capostipite Luigi Ghirri, che indicava un modo di vedere che poi è un modo di vedere che derivava anche diciamo dall'arte povera, cioè non era una cosa così nata a caso, e praticamente invitava a vedere quello che era il quotidiano, invitava a parlare dell'Italia come un paese tra virgolette normale e non solo quello del touring club, delle belle piazze, delle bellezze artistiche storiche, ma quello della vita di tutti noi, e credo che questo sia interessante ancora oggi. E comunque appunto per noi il lavoro con gli artisti è fondamentale, e una cosa che ho imparato anche negli anni valida sempre: quando si invita un artista a lavorare bisogna lasciarlo libero. Puoi dare dei paletti, puoi dare delle indicazioni, ma devi essere attenta a cogliere tutte le idee, l'intuizione, le richieste che lui o lei fa. Perché secondo me è lasciando questa libertà che poi nasce veramente un bel progetto, una bella produzione, insomma. Sono assolutamente d'accordo. Veniamo ora alle proiezioni e le installazioni che potremo vedere in Via delle Segherie, appunto come dicevo in apertura di trasmissione, dal 20 gennaio fino al 20 febbraio, per un mese. In particolare ci sono tre installazioni, una di Valentina La Folla, una di Robert Pettena e un'altra dei Rap, che è un collettivo. Sì. Sono attivisti ucraini, si chiama, l'acronimo sta per Revolutionary Experimental Space. Partiamo da loro e poi magari ci racconta anche le installazioni di La Folla e Pettena. Ok, allora, vabbè, intanto una piccola premessa, cioè a un certo punto, anche se il progetto era tutto digitale, non potevamo resistere alla ricerca anche più sporadica della relazione, e quindi abbiamo detto che dovevamo comunque esporre, rendere, restituire
Prima di tutto agli abitanti che stanno vicino a noi, che hanno negli anni formato anche un comitato, che è il Comitato di Via delle Segherie, di cui noi facciamo parte e con cui siamo sempre in relazione anche nella produzione di progetti. E quindi, cioè, partendo da questo discorso, faremo una mostra a cielo aperto. I rap sono delle opere che stavano nel nostro progetto di Piazza dell'Immaginario, che sono state i diritti di riproduzione e di uso sono stati concessi dal Centro Pecci e sono un gruppo molto attivo degli anni 90 che presentano un lavoro che era legato all'entrata dell'Ucraina in Europa. I loro concittadini desideravano addettamente entrare in Europa e quindi hanno prodotto tutta una serie di segni che indicavano quello che sarebbe stato vantaggioso se loro entravano in Europa. E sono un gruppo veramente molto interessante e molto attivo ancora. Mentre Pollicina, l'opera di Valentina La Folla, nasce direttamente, è stata prodotta per un... che non ho detto in premessa e dico ora, sono opere che non sono state fatte oggi, sono opere che anche loro vengono dal nostro archivio e quindi abbiamo detto, bene, tiriamo fuori non solo le immagini, mettiamo fuori anche delle opere. Quindi sono opere già fatte negli anni passati. Valentina La Folla nel 2017 propone Pollicina, che è una lampada stradale che parla e si accende, si illumina quando uno passa sotto. Cioè c'era tutto il discorso della sicurezza, sempre, tutte le volte viene detto qui è buio, cosa si fa, mettiamo le telecamere, eccetera. La proposta dell'artista era stata questa lampada che quando si passava si accendeva e parlava e parlando diceva praticamente... gli aforismi che si trovano nei baci Perugina e nei biscottini della fortuna in tutte le lingue, in diverse lingue che ci sono a Prato. E quindi è buffo perché poi se uno passava di lì faceva uno scossone, dov'è chi parla? E quindi la riproponiamo nel nostro giardino, che anche lui è un'opera d'arte, Giardino Melampo. E poi dopo invece l'opera di Robert Petna, è una serigrafia, un dragone, e che è stata fatta per un... non mi ricordo più l'anno, vediamo, forse... Il 2012 era. Ecco, grazie. È stata fatta nel 2012, il drago e San Giorgio, perché nella nostra, in occasione di un capodanno cinese. Perché nella nostra cultura il santo, o chi per lui il guerriero, uccide sempre il drago. Nella cultura cinese invece il drago cammina per le strade, specialmente nei giorni del Capodanno, e va ad augurare fortuna, benessere, prosperità, eccetera. E quindi era stata messa in evidenza questa contraddizione, questa differenza fra le due culture. E le opere erano state installate abusivamente sia in Piazza del Duomo che in Piazza del Comune. E quindi quest'opera ritornerà su una facciata di una casa di Via delle Segherie. E poi... ci sarà anche una proiezione visibile, diciamo, in un angolo e niente, che sarà la proiezione del materiale che noi abbiamo prodotto. Tutto questo non avrà chiaramente inaugurazione, niente, ma sarà visitabile, usciremo con degli orari, uno passa di qui e lo vede, ecco. Certo. Bene, l'esempio del dragone... che cambia di significato completamente, appunto, a secondo dello sguardo, se uno sguardo occidentale o uno sguardo orientale, ci porta, come dire, a ribadire ancora una volta l'importanza del confronto, di confrontarsi con sguardi diversi. E a questo proposito le chiederei di fare cenno anche alla mappa che Dry Photo ha dedicato agli spazi che si occupano di fotografia in Toscana e che è consultabile, appunto, anche quella sul vostro sito. Mi sembra uno strumento estremamente utile, ovviamente per tutti coloro che amano la fotografia, ma anche una testimonianza, appunto, dell'attenzione che la nostra regione rivolge a questo linguaggio, perché sono tante le realtà che voi segnalate. Ecco, tra le altre cose, fare una mappa del genere
da parte di un soggetto singolo, non appunto un soggetto istituzionale, è abbastanza inusuale, diciamo, perché le logiche di mercato sono logiche che portano i soggetti a correre sempre più da soli, a essere sempre più in competizione con gli altri, mentre qua mi sembra che ci sia una logica completamente diversa che anima questa mappa. Sì, è vero. Anche noi purtroppo ci scontriamo molto spesso con questo discorso che diceva lei delle logiche di mercato che ti costringono poi a viaggiare un po' da sole. Però uno dei nostri intenti è comunque quello di far conoscere quello che esiste e poi condividere. Perché praticamente non è a caso che siamo uno spazio no profit, per qualche anno abbiamo fatto anche la galleria commerciale, però poi siamo ritornati a questo discorso del no profit e quindi l'idea della condivisione e del non avere paura, non è la concorrenza che ti può distruggere, ma se continuerai a vivere, vivrai bene, se i tuoi progetti saranno di qualità, cioè magari lì per lì nel contingente puoi anche vedere qualcosa che ti sorpassa pur essendo il suo progetto magari molto meno interessante del tuo, però poi a lungo tempo la qualità è comunque quella che conta, ecco. Quindi secondo me non si deve avere paura del confronto e della condivisione. Nella mappa ci sono anche dei luoghi istituzionali, non dimentichiamo che appunto, come lei diceva, la Toscana ha un'attenzione particolare, rinasce quest'anno, no, l'anno passato, non sono ancora abituata all'anno nuovo, la Fondazione Alinari. Certo, quindi gli abbiamo dedicato una puntata intera alla Fondazione Alinari, perché è veramente una cosa di grande importanza. Esatto, e non dimentichiamo che anche se qui viene abbandonato un po' da tutti, però abbiamo l'archivio fotografico toscano con cui abbiamo collaborato durante l'Esperto in Prato, che è comunque un'esperienza che ora è appunto un po' dimenticata, però molto interessante, in più con questi spazi nuovi che ci sono e che secondo noi vanno conosciuti, ecco. Bene, allora da questo inno alla condivisione che è musica per le orecchie passiamo a musica vera e propria con un altro pezzo che si occupa, cioè, che è legato all'immagine, alla fotografia, è un pezzo di Tom Waits che si chiama Picture in a Frame. Io intanto ringrazio e saluto Vittoria Ciolini per essere stata con noi e per averci raccontato questa iniziativa che si intitola, vi ricordo, Urban Story e che è fruibile fino al 20 di febbraio. Grazie Vittoria. Bene. Grazie a lei e a voi per l'opportunità che ci avete dato. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. E adesso Tom Waits. The sun come up, it was blue and gold. The sun come up, it was blue and gold. Sun come up, it was blue and gold. Ever since I put your picture in a frame, I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. Ever since I put your picture in a frame, I'm gonna love you till the wheels come off. Thank you.
ever since I put your picture in a frame. Ever since I put your picture in a frame. Ever since I put your picture in a frame. Bentornati a Trame Culturali da Andrea Nanni. Abbiamo appena ascoltato Picture in a Frame di Tom Waits a conclusione di una bella intervista a Vittoria Ciolini, direttrice di Dry Photo, che ci ha parlato di questa iniziativa intitolata Urban Story, fruibile sia online sia dal vivo in Via delle Segherie a Prato. La sezione dal vivo sarà fruibile dal 20 di gennaio fino al 20 di febbraio. Prima di chiudere questa puntata, vi ricordo che fino al 19 giugno rimarrà esposta in Piazza del Duomo una scultura di Anthony Gormley. Abbiamo parlato con Vittoria Ciolini appunto dell'importanza dell'arte di entrare negli spazi pubblici o comunque in spazi non istituzionali. La scultura di Gormley si intitola Shy, che vuol dire timido, e l'installazione di questa statua nel cuore di Prato è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Prato, il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e l'Associazione Arte Continua. È una scultura, a vederla da un senso di leggerezza, ma è realizzata con 3.600 kg di ghisa ed è alta 4 metri, quindi una scultura che porta in Piazza del Duomo i materiali della rivoluzione industriale, una scelta ovviamente anche questa non casuale per la vocazione industriale della città. Ma la cosa particolarmente interessante è che con quest'opera monumentale Gormley, che è un artista londinese nato nel 1950, cerca di ribaltare la funzione celebrativa del potere che tradizionalmente si associa ai monumenti pubblici. Cerca piuttosto di interrogare invece i passanti sulla loro sfera più intima, quella più vulnerabile, la sfera emotiva in cui la timidezza appunto spesso prende il sopravvento. Quindi con questo invito a andare a vedere la scultura di Anthony Gormley in Piazza del Duomo siamo arrivati ai saluti. Trame Culturali tornerà mercoledì 3 febbraio, nel frattempo questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 15 alle 18.40 e da sabato 16 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Ringrazio Valentina Marchi per la parte tecnica e saluto ascoltatrici e ascoltatori, rinnovando i miei auguri di buon anno e ricordando che la musica di Rete Toscana Classica è sempre con voi. Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.